niente, mi bevo una 7-Up per stare sempre up, perché non mi piace stare in down. È una soprattutto una cristallina, direi, anche il 7-Up. You what? Non fate queste cose a casa. Umile dimora di Parigi, nonché la casa in cui vengo sempre quando sono a Parigi. Vi faccio vedere, venite. Bella per noisy. Chi c'è? Tommy. Qua c'è Tommy. E questa è la camera del padrone, venite. La camera del re. Il pezzo forte è lì. Che cazzo te ne frega del letto quando è la ragazza in camera? Primo giorno a Parigi, ho già fatto un'intervista. Adesso facciamo la seconda e poi ci andiamo a divertire. Stasera non dobbiamo fare un cazzo, quindi ci divertiremo e basta. Blue. Fin da subito gli avevo detto che mi sarebbe piaciuto fare un pezzo appunto con SCH, che era un grande, lo rispettavo un sacco. E niente, poi a distanza di tempo mi è arrivata appunto la chiamata di SCH. Mi ha raccontato infatti che Guilty gli aveva parlato bene di me, cazzi e mazzi, era entrato a conoscenza dei pezzi, quindi bella per Guilty, cazzo. Je pense que se fera avec Charlie ont ramené une certaine fraîcheur dans la musique italienne, ce qui d'ailleurs m'a... Ce qui m'a beaucoup plu d'ailleurs quand je l'ai découvert en fait, c'était cette énergie, ce renouveau un peu que quand je regardais le rap italien avant, il n'y avait pas. Et que j'ai beaucoup aimé sa fraîcheur, je l'ai trouvé vraiment au-dessus de tout le lot qu'il y a en Italie en fait. Je pense que la trap en France, elle a plus de mal qu'en Italie à venir, à se mettre à l'actualité. Nous, on reste sur des bases quand même où le rap français a son importance, on va dire. Mais après, c'est quelque chose qui où il faut du temps, je pense. Les Italiens sont plus ouverts rapidement à ce phénomène, je pense, musique. Lui, déjà le connaissez, Coyote. Coyote, Joe Bastard. Il grande Coyote. Il grande Coyote, Daddy Daddy. Vai su YouTube in questo momento che stai guardando questa cosa e guarda Daddy. Yeah, it's my big brother. Yeah, yeah. Listen, Daddy, 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 Daddy. The European rapper go to the war from in the USA. Fuck USA. French, Italia, all connection. È la prima volta che sono a Parigi, la prima volta che sono in Europa. Per adesso è andata bene, quindi ci tocchiamo. Cioè, la prima volta che sono venuto a Parigi nella mia vita, sono venuto appunto a registrare Cartine e Cartier. Prima della musica avevo preso una volta nella mia vita l'aereo per andare da mia sorella, anzi per tornare dalla Puglia dove abita mia sorella. A parte che ho dovuto superare una paura dell'aereo che tuttora non ho superato del tutto. Per quanto sia una figata dire cazzo sto andando là, però è uno sbattimento. Diciamo che se non ci fosse stata la musica non so quanto avrei potuto viaggiare, girare, guardare, esplorare, connettermi, espandermi. Cioè io il giorno che ho schiacciato su condividi con Panette o con Cini, per dire, cioè ho cambiato la mia vita, non so come dire, ed è stato grazie a un social network che mi dava il modo di diffondere il mio messaggio, la mia musica, o comunque i cazzi miei, no? Indipendentemente da cosa tu voglia diffondere, ti dà la possibilità di dirlo a tutti. L'importante sei te. I mezzi per arrivare a tutti gli altri ormai sono più che sufficienti, infatti basta vedere come ogni cazzata arriva a chiunque, ma proprio, ma ti parlo di cazzate tipo video stupidi, video demenziali, qualsiasi cosa, in qualsiasi sia il tuo interesse, qualsiasi sia la tua via, qualsiasi sia la tua passione, cioè
hai la possibilità veramente di arrivare a miliardi di persone. Tu quindi approfittane, se hai qualcosa da dire, se no stai zitto. Grazie. Ciao, questa sfera è bassa. Trap star, trap king. Solo quando hai fatto la canna, la porta. Sfera è bassa, billionaires money gang, trap king. Trap king, bitch, bitch. L'odore di un pacco di erba che si sente in tutta la scala. I fra che non fanno traslochi, ma se vuoi ti svuotano casa. Senza un lavoro normale se lo inventano. Quello che non hanno loro se lo prendono. Giovani rocce su giovani bocce. Busti nei reggiseni di giovani donne. Fuori quando il blocco dorme. I soldi non dormono manco di notte. Fumiamo 10 grammi fanculo. Sì, è il tuo numero. Sì. Il tuo numero. Sì, se l'ha. No? Chiamalo. 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 Call me. Con me, sì. Vai, se subito la trovate. I told you. Grazie a tutti. Quando ammazzano Antonino Spider-Man. E Dio. Se c'ho sono raccia hai fatto stato appiccicato una tavola. È incroyable. Siamo sempre a Parigi in studio con una leggenda del rap francese, come Frérot Lacrime. E adesso vi dirà un paio di cosette. C'est par rapport à Serge, à la base, qui est, avec qui je fais du rap. Et j'ai appris à découvrir quand j'étais là-bas en prison. Puis dès que je suis sorti, j'ai voulu prendre tout de suite contact avec lui. Donc là, ça fait 4-5 mois qu'on est branchés ensemble. J'ai repris un morceau à lui sur mon album, Dolce Vita. J'ai beaucoup aimé ce morceau, qui est Figli di Papa. Et là, il est sur Paris, on est ensemble 3 jours pour faire plein de morceaux ensemble. Une vraie connexion, voilà, ça se passe bien. Puis justement, c'est super américain, c'est ça que j'ai aimé. C'est parce que l'Italie, c'est juste à côté de la France. Donc quelque part, quand t'es à Marseille, t'es à côté de l'Italie, c'est juste à côté. Mais c'est super différent. Et ils sont, moi, je trouve qu'ils sont plus américanisés que nous. Et la langue, elle est bien. Sur le rap, ça donne bien. La trap, la trap. Après, ça dépend quelle trap. Hein. Quand tu vas à Atlanta, c'est à eux, ils ont différentes sortes de trap. Même moi, il y a des sonorités que je comprends même pas. Tu vois, je pense qu'eux, ils sont vraiment du coup en avance parce que c'est à eux. Mais nous on n'a rien à leur envier. On arrive à faire de la bonne musique. On arrive à proposer des choses, c'est ça qui est bien. C'est bien, je suis content. On a bien travaillé. Voilà, là on est sur la suite. Hein. On est content, merci. Yeah. Voilà. Okay. Là on est avec le poteau. On va faire un morceau pour son album, un morceau pour mon album. Et on a encore 2-3 morceaux de côté parce que ça va durer longtemps, je pense, cette connexion entre lui et moi. È sempre il solito tran tran, yeah. La S, la F, la I, la R, la A. Non far finta di niente, sentito parlare. Seguite tutti Lori BHMG, il fotografo ufficiale della gang Billionaire's Money Gang. Quando ci muoviamo siamo sempre tutti noi. Beh, non proprio sempre, però molto spesso. Junior K, il mio DJ. Tommy BHMG, Junior K BHMG. Seguite tutti. Fai vedere anche quel personaggio là, va. Quella è Coppola. E quella invece è solamente Coppola. Nonna, perché non ti giri più, nonna? Non mi va più bene? Però se ci pensi ai tempi, non è che avevano fatto tutte quelle visualizzazioni. Cioè adesso, capito, siamo entrati nell'era del milione in 3 giorni, milione in 1 giorno, capito, non so come dire. Ai tempi proprio si stava creando l'attenzione, quindi era ogni risultato era un traguardo, no? Cini mi pare che avesse fatto 70.000 il primo giorno, se non mi risico, o 40.000 o 70.000, comunque non una cifra, sai, spropositata. Adesso probabilmente 40.000 le fai in un'ora, o
forse anche meno, non lo so. Cioè in questo momento, se tu pensi al rap italiano, è come se noi fossimo stati il sasso, no? Lanciato nel lago, che ha fatto tanti schizzi, dai quali sono nati poi tutte le altre varie realtà, che in questo momento sono la realtà del rap italiano, perché comunque chiunque è stato schizzato, non so come dire, chiunque ha avuto l'acqua addosso quando siamo usciti. Però sta di fatto che comunque realisticamente il sound in Italia adesso portante è questo. Una nuova scena ed è figo che tutti siamo forti, tutti, se tu guardi live, se tu guardi qualsiasi cosa, si vede che c'è un'attenzione da parte della gente che è estrema. Se pensi a quanta gente è diventata quasi, no, succube di questa roba, cioè proprio quasi scema, oh, si è instupidita per stare dietro a tutto questo, no? Cioè se pensa a quanta gente che imita, anche ti parlo di ragazzini che imitano il modo di vestire, di parlare, di che cazzo ne so, di qualsiasi cosa. Billionaires, money gang, money gang. Money gang, money gang, money gang. Money gang, money gang, money gang. Sono stonato, non so repare. Che posso dire, scusate, mi spiace. Ho inventato tutto, è tutto falso. Sfere basse, solo un personaggio. Sono stonato, non so repare. Che posso dire, scusate, mi spiace. Ho inventato tutto, è tutto falso. Non fate queste cose a casa. Niente, mi bevo una 7-Up per stare sempre up, perché non mi piace stare in down. Quindi up and down. Una fantastica, è una soprattutto una cristallina, direi, anche il 7-Up. Sera fa soldi da quel cellulare, con tanti negi sto girando un film. Siete pregati di non disturbare, noi dalle cantine a mangiare caviale. Sì, sulle cartine ora c'è la mia face, sulla cartina io sono il tesoro. Mi stavo chiedendo tu invece chi sei. Questo è billionaires money, soldi nelle tasche. Da niente a qualcosa senza dire grazie. Orecchini, bracciali, collane, 10 kg in un monolocale. Tutta Italia ora sa il nostro nome. Yeah, yeah, yeah. Fatemi sentire un cazzo di casino per Coyote e Leto. Daddy, ma per lei sei daddy, orso chiotto trudy, coi vestiti trendy. A lei dico scegli tra Witton e Fendi. Non prendermi il giallo so poi ti offendi, un po' te la prendi, ehi. Champs-Élysées con i miei Uber, Hugo Boss, Ori, Rugan, Mon Amour, Moncler, Rouge, Oji, Gush, Olulu. Daddy, daddy, oh, mille tipe sull'iPhone. Daddy, 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 andiamo a letto sotto l'effetto dell'Eufon. Niente mo è Shandon, hotel 5 stelle che affaccia sul Duomo. Lo so che con lui non è nulla di buono. Daddy, Goyard, in giro mi serve un bodyguard. Double bang, jungle gang, billionaires, money. Daddy, Goyard, in giro mi serve un bodyguard. Double bang, jungle gang, billionaires, money. Ehi, ehi, yeah, yeah. Bella Parigi, bella tutti quanti presenti questa sera. Sfere passa nel passo. Yeah, billionaires, money, gang, gang, gang. Schifo rosso, naso all'insù, Darkstar. Schifo rosso, naso all'insù, Darkstar. Schifo rosso, naso all'insù, Darkstar. Dottor Darkstar nel laboratorio, Darkstar, Darkstar. Ciuffo rosso, Darkstar, naso all'insù, Darkstar, Darkstar. Ciuffo rosso, Darkstar, naso all'insù, Darkstar, Darkstar. Ciuffo rosso, Darkstar, naso all'insù, Darkstar, Darkstar. Dottor Darkstar nel laboratorio. Ho ciuffo rosso come Darkstar. Bevo viola, fumo verde. Gialla la mia collana, lana. Arancione sto in Island, Island. Troppa ganja vedo bianco. Arcobaleno sto contando. Nel laboratorio di Darkstar il squilla continuamente come un call center. Sto fumando piante carnivore. Vabbè, ti ricordi quando mi hai scritto su MySpace chiedendomi, sì, se volevo rappare, sì, su un 2-beat? Sì. E io ti ho detto di no. No. Ecco, le cose non sono mai cambiate. Ti ho fatto solo un favore. Come ho fatto un favore a quest'altro qua. Dobbiamo tutto lui qua, no? Sì, a me e a lei. Chi si dona si improva. Charlie, tu che cosa ci vuoi raccontare? Niente.
Già da come sei seduto, che cazzo ci vuoi dire? Non parlo, perché questo faccio i beat. Mi è piaciuta questa. Cioè, l'è stanco, sto lavorando allo studio nuovo, senza tregua. Ho buttato giù tutto, sto rifacendo tutto. Ogni anno studio nuovo. Esatto. Ogni disco studio nuovo, ogni anno studio nuovo. Studio nuovo, disco nuovo. È giusto. Ancora continuiamo a produrre un po', no? Ancora, non è che smettiamo subito, no? Ancora almeno altri 6 mesi, un annetto, ce lo dai? Vediamo. Non si sa. Non si sa. Vedremo. Sei stancato, c'ho le dita stanche. Sì. Voglio venti gelati. Cioè, adesso non diciamo perché ovviamente non è carino, però ha rifiutato veramente un sacco di proposte molto grosse che io per esperienza in tutti questi anni gente avrebbe pagato per andare. Invece Charlie proprio è magico, perché lui è l'opposto della maggior parte della gente. Cioè, lui non si vuole far vedere, non vuole andare, gli propongo di andare a suonare all'Arena di Verona, dice di no, di suonare davanti a 20.000 persone in diretta televisiva, dice di no. Gli propongono, sono tutti rapper in Italia, non ce n'è uno che non gli ha chiesto un beat e lui non li vuole fare. Vediamo cosa ci hai detto. Riprendiamo quello che c'ha dentro la tracolla. Vediamo. Questo se lo faccio vedere è brutto, però non posso. Guardate, le sigarette di Charlie, perché lui ovviamente non si porta la tracolla. Allora tieniti anche le tue stupide sigarette. E basta. E le chiavi. È giusto, vuota, per riempirla, deve averla sì. Vuota.